respirate con la bocca e proviamo a fare questo esercizio di buttare fuori l'aria e la voce. Sentite il dolore, dove c'è il dolore? C'è un famoso mantra tibetano, della medicina tibetana, la cui traduzione in italiano viene più o meno che palle. Provate, si fa con le mani così. Che palle! E si fa proprio su. Ah, che palle! La variazione è che due palle. Che due palle! Sentite che qua non vi rompe le palle nessuno. Mollate, è come mollare proprio il peso sullo stomaco, no? Il rospo che a volte ce l'abbiamo in gola, no? Cioè, ci abbiamo, teniamo qua, ma di solito il rospo è sullo stomaco, è come dire non l'avete mandata giù. E infatti tiratela fuori. E con le mani. Provate ad attivare adesso, dal cuore alla pancia, apriamo, e proviamo a sentire che la forza che abbiamo bloccato in basso è quasi sempre la forza, cioè come se è così. Le palle che abbiamo uomini e donne è un'energia di forza che però noi poi abbiamo giù, bassa, chiusa giù. E invece se sale, pian piano sale, sale e gonfia il petto. E gonfia qua. Maciste, no? Orangutan. Proviamo a sentire questa energia. Che la respiriamo su, chiudete gli occhi, prima respiratela, così, dal basso. E allargate il cuore, allargate proprio questa fascia qua. State attenti, tu stai attento di non andare indietro con la testa, perché qua è una tensione, invece è come così, no? Molto bene. Chiudete gli occhi e risentite l'energia del respiro dalla testa al cuore alla pancia. Cos'è cambiato? Sentite fino allo stomaco, fino alla parte, diciamo, centrale della pancia. Si è un po' aperta? Ok. Allora, adesso proviamo a sentire l'energia delle gambe. Sotto la pianta del piede c'è un solo canale, che è quello di Irene, che è quello appunto del primo chakra, della reazione. Proviamo a battere i piedi per terra, occhi chiusi, e sentiamo l'energia delle gambe. Sentite le gambe forti, toccatevele. Apritele nel senso di energia e respirateci dentro. Abbassiamo il bacino, tanto, molto, e ruotiamo il bacino. Teniamo fermo sopra e ruotiamo sotto. Sciogliete la nuca. Non è un esercizio della nuca, la nuca è sciolta, aprite la bocca, respirate. Respirate nella parte bassa adesso della pancia. Dall'altra parte, giro al contrario. A volte avete un giro che gira bene e un altro giro che gira male. Che va tutto da un lato. Provate a sentire di farlo andare da tutti i lati.
Provate avanti e indietro. Inspirate indietro, espirate e spingete in avanti. E sentite proprio l'energia sessuale di dietro. La maggior parte dei blocchi che noi chiamiamo lombalgia viene perché questo movimento non viene bene. Provate a sentire, guardate un attimo, che non è che va un po' in avanti e fa così, va molto indietro e molto in avanti. Potete anche dargli una spinta così. E la spinta è proprio come un vigore, una forza che voi utilizzate. È lo stesso movimento della sessualità che implica proprio una carica e scarica, un movimento fluido. Provate a sentirlo piacevole, un po' più morbido e un po' più veloce. Liberate la voce. Ok, chiudete gli occhi, sentite normale, sentite tutto il corpo, sentite l'energia del corpo, cosa è cambiato, sentite proprio in termini di quantità e di qualità, la sentite che ce n'è un po' di più adesso? Sì, sì, sì. Ok, allora proviamo a sentire di nuovo la pancia e sentire i canali laterali della pancia. E riattiviamo. Proviamo ad attivare un po' di più ancora le gambe, perché dalle gambe sale l'energia, arriva il sesso e poi dal sesso arriva il cuore. Se le gambe sono bloccate, i giapponesi, che ne sapevano una più del diavolo, quando la sera si trovavano con l'amato o con l'amata, la prima cosa che facevano, gli massaggiavano i piedi. Non come fanno gli italiani che vanno subito al sodo. Ma gli massaggiavano i piedi perché sono il punto dove i canali di energia della testa arrivano giù in basso. Ci sediamo un attimo e ci massaggiamo i piedi. I punti dei piedi intorno alle unghie, ai lati delle unghie sui piedi, su tutte le dita dei piedi, si chiamano punti Ting o Xing e sono i punti proprio dove finisce il canale e ricomincia l'altro. Quindi proviamo a sentire tutta la parte esterna del piede dove scendono i canali della testa. E poi ci massaggiamo i lati delle dita. E molliamo la testa, mollate, fatevi anche questo punto qua un secondo, con le dita sulla cima della testa e con un dito sotto il naso. Questi punti scaricano lo yang della testa, se no se siamo in testa abbiamo sempre paranoie, menate, ossessioni, cioè ci vengono sempre i pensieri. Invece scarichiamo i pensieri, le energie, lasciamo andare l'aria. E sentiamola giù fino ai piedi e richiamiamola ai piedi adesso, forza, bene, stropicciatevi il piede, fatevi i lati delle dita fino al fianco dell'unghia, in alcune dita del piede vi farà male, lì è dove c'è più accumulo di energia. Ok, ci prendiamo le dita e le pieghiamo verso il basso, il più possibile, e poi verso l'alto, le tiriamo indietro, di nuovo verso il basso, le chiudiamo giù, soprattutto quelle piccoline, tutte insomma, e poi verso l'alto.
prendiamo un piede, c'è anche una posizione che si chiama la posizione del sorriso, ma è una tecnica superiore che fa così. No, scherzo. Prendete un piede per volta e ve lo massaggiate. Sentite dove c'è più tensione nel piede, per esempio qua a metà, questo punto qua, provate a sentirlo, a volte è quello connesso col diaframma, a volte fa proprio male, questo punto qua. Ok, ci facciamo un po' l'altro piede. Ok, fatevi l'altro piede, ve lo stropicciate bene. E lo schiacciate bene anche quella parte lì a metà. Respirate. Sentite che adesso l'energia comincia a salire. Ci facciamo le caviglie e facciamo quattro dita sopra il malleolo all'interno dell'osso, qua e qua, ok? Questi punti qua. Quattro dita dal malleolo all'interno dell'osso, che è il punto della donna, e non dovrebbe far male, dovrebbe fare bene, però invece fa a volte male. Il punto della donna, che è proprio il punto, diciamo, degli organi sessuali. Basta soffrire. Ok, provate a sentire in questa zona, prendete in mano le pliche di pelle e dovrebbe essere che le pliche sono fluide. Se invece a volte avete accumulo di energia è come se fanno dei cordoni grossi come di cellulite, ma non è una cellulite, è proprio un cordone che è il canale di agopuntura intasato, è un eccesso di yin, è intasato, e tutto questo arriva all'inguine. A volte succede sotto l'ombelico, qua sotto l'ombelico, 3-4 cm sotto l'ombelico, ci sono i due punti di riunione di tutti gli yin del corpo, che sono le energie femminili, è la zona dell'utero, ok? E proviamo a entrare lì e sentire cosa sentiamo. A volte c'è un vuoto, a volte c'è una tensione, a volte c'è una sensazione di piacere. Dovrebbe essere una sensazione abbastanza piacevole. A volte sentite, toccando lo stomaco, che proprio certe zone sono sempre un po' fredde. Vuol dire che lì sotto l'organo è freddo, è scarico, ok? Ok, allora, ritorniamo in piedi. Risentiamo bene, senza farci male, non troppo, tutta la fascia bassa, questa è la fascia del blocco basso, diciamo, del blocco proprio sessuale, e la apriamo bene, anche qua sui fianchi, appena sotto l'osso, diciamo, della testa del femore, e qua c'è il bacino, c'è un pezzettino morbido, ecco, provate a entrarci dentro. E di dietro, glutei. Ok, ok, tiriamo su i piedi. Se va tutto bene, anche se avete 60 anni come me, le ginocchia dovrebbero arrivare facilmente alle spalle. C'è anche lo scontro con la pancia, però. Chiudete gli occhi, sentite dove fa sforzo, respirate con la bocca.